la prima Mystery Box Pokémon di tutta la mia vita. E l'ho acquistata al Federic Store. So cosa state pensando? No, non è un video collaborazione, anzi, ho pure minacciato Federic su Instagram. Perché qui dentro si potranno trovare delle bustine vintage. Una bustina vintage ogni 10 mystery box. E se non trovo fossil, giuro, vado fino a casa di Federic e mi arrabbio. Dico fossil perché da quello che ho visto su Instagram stavano imbustando quelle. Quindi magari jungle, magari selvaggio, magari Team Rocket o Gym Leader. Però vintage, ne vorrei trovare una vintage. Però vi dico anche che dovessi trovarla non so se l'aprirei, eh. Set base, jungle e fossil ce li ho completi, unlimited, quindi che cosa l'apri a fare? Certo, l'apri perché è bello aprirla e ricordarti di quei momenti lì, però poi perde tanto valore. Non lo so, vediamo nel caso, ma tanto qui dentro non ci sarà. Però vi dico anche che io ho acquistato questa mystery box soltanto con la speranza di trovare una bustina vintage. Le altre non so se mi importano, se mi interessano. Boh, nel caso ce le apriamo, ci divertiamo e vediamo quello che c'è. Ed è per questo che vi chiedo un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale perché dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti anche sul secondo canale prima di subito. E fatemi sapere se anche voi avete acquistato questa Mystery Box Unlimited o se avete preso quella prima edizione magari. Una su 10. Saremo noi? Certo che no, però vabbè. E allora prendiamo il cacciavite con cui distruggeremo appunto questo scotch del Federic Store ufficiale. Tra l'altro, quando prima è arrivato il corriere è stato anche poco poco simpatico. E vabbè, non ne parliamo, però è stato poco simpatico. E quindi eccoci qua. Ecco la Mystery Box. Possiamo metterla qui. È abbastanza piccolina, ma ce lo aspettavamo. Ovviamente protetta da questo, come si chiama? Non mi ricordo mai. Pluriball? Non lo so. Fatto sta che mi diverto a scoppiare le bolle. E qui abbiamo il sigillo di garanzia del Federic Store, perché ovviamente lui dice: io vendo delle bustine vintage, magari tra qualche tempo qualcuno le vuole rivendere, aprendo, e no, allora dopo invece tutto storto, mi dà un fastidio. Ok, adesso è tutto dritto. Quindi rompiamo questo sigillo di garanzia. Anzi, prima ci guardiamo un attimino. Dice appunto una su 10, c'è cioè una bustina vintage, una su 5, una semi vintage. Speriamo di trovarla vintage. Speriamo assolutamente di trovarla vintage. Bello però che Fedrix è riuscito a creare tutto il suo brand, fatto così riesca a fare anche delle promozioni legate a dei pacchetti di tanti tanti anni fa. Ok, io non so aprire queste cose, ci proviamo pian piano e vediamo che cosa ne esce. Ok, dovremmo esserci quasi, cerco di farlo senza tagli. E invece no, mi sa che ok, adesso ce l'abbiamo fatta davvero. Quindi apriamo e facciamo un respirone. Facciamo un respirone. Respirone di quelli fatti bene e vediamo. Ok, io non voglio vedere le bustine per il momento. Voglio guardare. Allora, c'è una penna del Federic Store. La mettiamo qui. Ci sono delle sleeve, non sono delle perfect size, però immagino, dopo vedremo, mi sembrano un po' più grandi delle carte, non sono delle perfect. Abbiamo un QR code del Federic Store con lo sconto. Tra l'altro avevo preso il case in plexiglass della PSA e ce l'ho lì dietro, ce n'è uno uguale, c'è un altro sconto se lo volete e vediamo se c'è qualcos'altro. Ok, non dovrebbe esserci nient'altro. Ah sì, c'è un Gliscor autografato da Federic piegato, però Gliscor è un Pokémon meraviglioso, meraviglioso, è un codice se vi serve. Ok, lo mettiamo da parte. Andiamo a vedere che cosa c'è. Io non le conosco neanche, no? Queste edizioni, quindi non so quale sarà la semi vintage nel caso, se ci sarà la vintage, sì, perché insomma, sono i miei tempi quelli lì. Allora, Tempesta Argentata, questa dovrebbe essere legata a Spada e Scudo perché c'è Regidrago. Poi abbiamo Scarlatto e Violetto, quindi sicuramente di vintage qui non stiamo parlando. Ossidiana Infuocata, che è stata la bustina che ho comprato per tornare a fare un po' la collezione. Paradosso Temporale, anche questo è Scarlatto e Violetto, quindi nulla. Evoluzione Paldea, Scarlatto e Violetto, quindi immagino che Spada e Scudo. Ok, non dovremmo avere la vintage a meno che non sia qui sotto. E vediamo. Non c'è. Non c'è,
Non c'è. E questo vi fa capire che non è stata una collaborazione fatta apposta. Voi pensavate, invece no. E quindi faremo una pessima pubblicità a Frederick Store, perché 9 su 10 e l'abbiamo beccato noi proprio il 9 su 10. E beh, era facile beccare il 9 su 10. Allora, cerchiamo di capire come aprirle però. Scarlatto e violetto magari le teniamo verso la fine e cerchiamo di aprire prima spada e scudo, che sono quelle un po' più vecchiotte, facciamo così. Iniziamo da questa con appunto Zacian e Zamazenta, che non mi sono piaciuti tantissimo. Spada e scudo non è stata apprezzatissima, io non so quale sarà il trick, quindi ce l'andiamo a vedere con calma. Mewile, Ponyta di Galar, che è un me per quanto mi riguarda. Sobble, simpatico, carino. Maractus, insomma. Mudbray, insomma. Un Diglett Holo Reverse. Ok, abbiamo una V di un Pokémon terrificante, perché questo è un Pokémon terrificante. Non so se vale qualcosa oppure no. Abbiamo un'energia psico, un Pokebimbo, d'accordo. Una ricerca di energia, le reclute del Team Yell e il codice che arriva alla fine perché non so il trick. Bene, gran bustina. Andiamo con Regidrago, che tra l'altro è un DLC che non ho nemmeno giocato. Questo, ho fatto soltanto il primo DLC di Spada e Scudo perché poi mi aveva stancato. Iniziamo con Pikachu. Iniziamo con Pikachu. Dopodiché facciamo così perché sennò non ci riesco. Pikachu. Noibat, che è un Pokémon che mi piace, anzi mi piace la catena evolutiva, mi piace la sua evoluzione. Togedemaru. Abbiamo Sandile, ok, brutto come i debiti. Qua dietro c'è qualcosa, c'era un Fennekin Holo Reverse che si era appiccicato. Beh, questo a me piace. In Leggende Arceus questo mi è piaciuto tanto. A parte che mi piace anche quello in realtà di Unima, però quello di Isui è molto molto interessante, molto molto figo. Abbiamo un'energia oscurità, abbiamo un'energia rigenerante, abbiamo un fossile sconosciuto, un'energia V, non c'è niente. Cioè, in questa busta non c'è letteralmente niente. E questa è la rara. Ah, d'accordo. La rara è Breviary. Molto bene anche la seconda, molto bene. Ossidiana infuocata. Ritorniamo alla ricerca di Charizard, come era stato nella prima bustina che avevo acquistato dopo 20 anni di astinenza da Pokémon. E quindi qui c'è il vostro codice, se lo volete. Eccolo qua, lo mettiamo da parte. Con Dynamo, Surskit, Froakie, Pokémon meraviglioso Froakie, veramente molto molto bello. Darumaka, un po' meno bello. Chandelure, insomma, il berretto degli sbirri. Bellossom, bellino. Bellino Bellossom. Ondour, Holo Reverse, Pokémon veramente bello come la sua evoluzione. Malamar, Pokémon interessante, diciamo così, anche nell'anime mi è piaciuto un po' come l'hanno utilizzato. Non ci posso credere. Non ci posso. Io ho aperto due bustine di ossidiana infuocata. Due ne ho aperte. L'altra è qua. Non ci posso credere. Due ne ho aperte. Due volte Palafin. E l'ho trovato anche in Destino di Paldea. Io non ci posso credere. Io ti odio. Io ti detesto. Cioè, ti odio con tutto me stesso. Com'è possibile? Due su due! Ti devi veramente vergognare, Palafin, Pokémon maledetto. Destino di Paldea magari la teniamo per ultima. Cerchiamo di vedere se troviamo qualcosa di interessante. Il Charizard, Shiny, Terra Type, non mi ricordo come cacchio si chiama, ma quello sarebbe bello trovarlo, lo teniamo per ultimo. Quello che magari il gran finale, vai, codice. Sono arrabbiato con i delfini. Ludwisk, Snover, qui dietro forse c'è qualcosa. Fletching, Voltorb, Valerio con i suoi uccelli. Ecco. Stendiamo un velo pietoso. Stendiamo veramente un velo pietoso. Una scimmia, Quaxly, Holo Reverse, carino, simpatico. Oh, bellino, bellino. Mi piace anche molto l'evoluzione. E ok, Coparajà EX e un'energia. Ok, forse questo qualcosina ina, boh, vedremo. Paradosso temporale, sempre scarlatto e violetto. Andiamo a vedere un po' che cosa succede qui dentro. Andiamo a vedere il codicino vostro, eccolo qua. Poi andiamo subito ad aprire
Pokémon che non ha ragione di esistere. Fuecoco, anche lui molto molto simpatico. Nikit, vabbè, d'accordo. Veluza, Pokémon un po' così. Una bella turboenergia che non ce ne frega niente. Vuctrio, un'ignoranza fuori dal normale. Un'energia medica. Un macchinario tecnico involuzione, attenzione, perché c'è la devoluzione e l'involuzione nelle carte Pokémon. Un eroe ferreo EX. Io ripeto, le EX a me non piacciono. Però magari qualcosina può valere. Magari, chissà, mettiamo qua, chissà, magari qualcosina ina piccolina. Sempre meglio che trovare Palafin comunque. Andiamo con Gyarados. Andiamo a vedere un po' che cosa ci riserva questo scarlatto e violetto. Secco, non ha altro nome, si chiama soltanto così. Cerchiamo di salvare la busta di Gyarados perché Gyarados mi piace. Il codice, se lo volete, e via. Fittol. Ho un altro, questa volta fuoco, prima buio, giusto, doppio tipo, ci sta. Seaviper, mi piace molto il fatto che i tipi veleno ora siano oscurità, mi piace molto. Pokémon un po' così, ti odio, ti detesto, fai schifo, sei brutto. Penny. Ho visto solo io muoversi qualcosa lì dietro. Penny. Ok, continuo a vedere un luccichio, non so se è soltanto un holo o no. Medicham, imbarazzante. Blocco amici, chi se ne frega. Questa è... Che cos'è questa? Un'illustration? Io non ho ancora capito come si... È la 219 su 198 comunque. Mica, ma sì, ma quante ce ne sono ancora? Ce ne sono ancora un botto. Questa è molto bella. Pokémon non bello, ma la carta fatta così non è male. Dietro di lui c'è questo e poi un'energia. No, ok, allora era lui che brillava. Carina. Carina. Non è male come carta questa. Vediamo se costa qualcosina. Ne approfittiamo per aprire appunto le bustine che erano all'interno di questo, di questa mystery box. Andiamo a vedere un po' che cosa succede. Infatti sono più grandi, si vedeva abbastanza. Però magari per le Pokémon va di moda così, non lo so. Nelle Magic si usa le Perfect Size. Nelle Pokémon magari si usano queste, chissà. E quindi siamo all'ultima busta. Destino di Paldea. Abbiamo aperto anche l'ETB l'altro giorno. Non abbiamo trovato niente che mi avesse fatto dire wow, però chissà che in una busta singola questo non possa cambiare. E allora alla ricerca di Charizard o alla ricerca di Mew, c'è il codice, se vi interessa, eccolo qua. E noi andiamo con Mr. Pineco. Mr. Pineco, c'è qualcosa lì, boh, chissà. Qualcosina che brilla c'è! Qualcosina che brilla c'è. Non so se è un'olografica normale. Numel. Natu. Gli studenti di Paldea che abbiamo trovato anche in Full Art. Canepane, maledetto. Amore mio. Amore mio, quanto sei bello. Amore mio, sei sempre bellissimo. Questa è la carta più bella che abbiamo trovato fino adesso. Generatore di energia. Ah, vabbè, però non abbiamo fatto il trick. Ok, d'accordo. Natu Baby Shiny, guardate che carino, bellino. Natu Baby Shiny, molto molto carino. Dietro di lui c'è un Execute Holo Reverse, ma c'è anche qualcosa alla fine, ragazzi. C'è anche qualcosa alla fine. Ok, forse è questa però che brilla. Era questa, era Magmortar Holo, quindi dietro non ci sarà niente. Andiamo a vedere. E infatti c'è un'energia normalissima e questo è Magmortar, che insomma, vabbè. Siamo tutti d'accordo che il pool più bello sia questo, insieme a Natu, devo dire la verità. Ma anche questa qui non mi dispiace. Però credo proprio che in quanto a investimento ci siamo andati abbastanza sotto, anche se non ho ancora visto tutte le carte. Fatemi sapere se siete stati più fortunati di me. Aspetto le vostre qui sotto nei commenti.